Antonello Colonna, 55 anni, ha il suo ristorante a Roma, all'ultimo piano del Palazzo delle Esposizioni. L'Open Colonna. I titoli dei libri a lui dedicati lo descrivono bene. Un anarchico ai fornelli, dalla Bico a New York. Ricette e invenzioni di un cuoco rivoluzionario. Antonello è infatti conosciuto in tutto il mondo, ma esce dal cliché dei grandi cuochi. La sua cucina nasce da una rivisitazione raffinata della cucina contadina romanesca e oggi, molto elaborata, viene da lui stesso definita una cucina indoromana. Io assaggio rigorosamente tutto, tutto, guardo tutto, controllo tutto, vedo tutto. Poi ogni tanto mi tocca scattare su in sala per spiegare qualche piatto nuovo, anche se ci sono i ragazzi di sala bravissimi. Questo è il dipartimento dei primi, dei secondi e degli antipasti. Questo spazio si chiama Carmacé. Il Carmacé è la parte più fredda rispetto alla zona di cottura, dove si preparano le basi. Lui è Rodriguez, Andrea Rodriguez, è una delle ultime new entry. Lui ci avrà 20, ma qui la media è 20, dopo 24 siamo tutti a 20. Io sono un calciofilo e quindi il calcio lo amo, spesso lo uso come linguaggio di formazione del personale. Perché, tipo, intanto faccio la domanda, giochi a calcio? Se la risposta è sì, mi trovo comunque davanti un ragazzo che ha ritmo, che ha movimento, che ha una plomb. Quindi che non è uno che si gira così, ma è uno che sta a girarsi, che sta a smarcarsi, che si sa muovere. E questo per me è fondamentale, anche perché la disciplina sportiva è molto vicina alla disciplina della cucina. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi premi e dal 1989 ha una stella Michelin. Ha cucinato per la regina Elisabetta, per David Bowie e con il grande cuoco Alain Ducasse. La Porta Rossa, ingresso del suo primo ristorante, è il suo segno di riconoscimento. Più che uno chef, preferisce essere definito oste, capace di gestire un'azienda e organizzare un evento. Il suo ristorante vende 10.000 coperti al mese e offre anche pranzi a prezzi modici e una linea di gadget alimentari. Tra i suoi piatti più conosciuti, che stravolge continuamente, la cacio e pepe, il negativo di carbonara e il diplomatico salato. Ristorante gourmet, uno chef stellato all'interno di un museo. Il direttore del Palazzo delle Esposizioni ci aiuta a capire il perché di questa strana coppia. Ciao, Michela. Michela Rocco, salve. Avete fatto una bella joint venture, com'è che ha scelto Colonna? Beh, intanto ci conosciamo da 20 anni. Questo non è un semplice ristorante, è un ristorante enorme, di 1000 metri quadri, molto impegnativo. Quindi avevamo bisogno di qualcuno che fosse in grado di gestire l'impresa, avevamo bisogno di un comandante di nave, non solo di uno chef. Sono andato ad Antonello a pranzo un giorno, mi sono seduto e Antonello neanche mi ha fatto sedere, mi ha detto io ci sto. Io qui ho abbracciato tutto, l'arte, l'importanza, tutto, il rispetto e l'umiltà di stare in un posto che debbo tutti i giorni guadagnarmi. Tu hai lavorato sempre, fin da piccolo? Sempre, fin da piccolo, perché era proprio un obbligo di così. Spillavi il vino. Spillavo il vino, portavo le cose, riempivo i piattini di olive e formaggio. E poi così mio padre mi metteva un blocchetto di brufo. Ma quando è che poi te scade? Va bene, voglio fare il lavoro di mio padre. Negli anni 80 qualche amico che iniziava a fare rappresentante di vini mi disse: ma perché non ti prendi i locali di tuo padre alla Bico? Io ho detto alla Bico. Ma che ci vuol tornare alla Bico? Ma che ci vuole alla Bico? E invece niente, c'è stato proprio un colpo di fulmine, anche in queste cose c'è il colpo di fulmine. Per 5 anni sono andato in giro per l'Italia, per l'Europa, perché più che fare lo stage, l'importante è stare a tavola, l'importante è farsi servire e riverire per capire quello che poi dovresti fare tu. E tu qual è la tua ricerca? Dove nascono i tuoi piatti? La fantasia scatta sempre a contatto con la terra. Quindi a me l'espressione più alta e più ampia è il mercato, sono i colori del mercato, sono le cose che vedo, la materia. Qual è? Beh, questo è il diplomatico al caramello salato, questo è del caramello. Questo è un tuo classico? Beh sì, questo dolce è andato a Istanbul, andare a visitare il mercato delle spezie e
ho assaggiato una quantità estrema di sali. E lì mi è venuta l'idea del diplomatico. Ma vediamo un po' come è fatto. Questo è il caramello, giusto? Questo è il caramello, sì. Poi questo? Il sale, che già c'è lì il sale. Sì, infatti. Chiaramente poi noi facciamo un'imitazione del sale e lo facciamo con lo zucchero rocca, che è questo qua che invece si fa con lo zucchero e l'acqua. E quindi si finge che il sale è questo. Quindi uno poi, quando assaggia il caramello, pensa che il sale è quello. Si procede con della crema pasticcera. Queste sono delle sfoglie di cacao amaro che si fanno con la pasta brick. La pasta brick cos'è? La pasta brick. Istruzioni per l'uso del diplomatico. Istruzioni per l'uso, si fa in quattro parti e ogni parte si struscia leggermente. Salato di Antonello Colonna. Rivediamo la ricetta. Stendete una striscia di caramello su un piatto piano. Mettete sul caramello della granella di zucchero. Accostate al caramello un cucchiaio di crema pasticcera. Adagiate sulla crema delle sfoglie di cacao amaro. Stendeteci sopra uno strato di mousse al cioccolato. Dividete il dolce in quattro parti. Passate ogni parte del dolce nel caramello prima di gustare. Non è così difficile. Allora, andiamo a conoscere le radici della cucina di Colonna. Andiamo a Labico, un piccolo paese a un'ora da Roma, dove i sapori sono quelli di una volta, la gente è più vera, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Salve. Scusi, signora. Signora? Scusi, sa dov'è Colonna? Colonna? Colonna. Colonna città o Colonna? No, Colonna... Colonna il cuoco. Sa dove sta Colonna? Dove abita? Ma guarda che il negozio là, chiuso. Al negozio? Ma Antonello Colonna. Antonello Colonna, sì. Ero stato al bar. È andato al bar? Ecco là, bar. Lo vedo là. Ah, aggiusti okay. I bar. Grazie, Prego, niente. Oh, finalmente t'ho trovato. Ciao, come stai? Ce l'abbiamo fatta, eh? Hai visto che paesotto? Dove sono l'anno? Sai cosa ho chiesto a una persona? Ho detto, come si sta la Bico? Mi fa, bene, non hanno incarcerato nessuno. La prima cosa che facciamo alla Bico è passare di fronte al suo primo ristorante. 1, 2, 3. Ecco la vera e originale Porta Rossa, 10 agosto 1985. Qua cosa c'era prima? C'era l'antica stazione di posta, un'attività di famiglia creata dai miei bisnonni, dove c'era locanda, cambio dei cavalli, stazione di posta e le varie somministrazioni, cosiddette osterie, osteria con cucina. Come ti sei impadronito del ristorante? Sono impadronito con un viaggio di mio padre, che era il solito viaggio estivo, e nel periodo invernale abbiamo in un garage messo porte, sedie, bicchieri, porcellane, tavoli. Avevi messo, preparato tutto. Poi quando tuo padre è in vacanza. Mio padre il 10 luglio è partito da qui con una 128 bianca che era di mio cognato, sono partiti, carpentieri, ferraioli, bobcat, di tutto di più, è entrato il mondo. E in un mese l'abbiamo stato. Torna mio padre, parcheggia dall'altro lato, sì. E dall'altro lato c'era la vecchia cantina. Un mese dopo, e tra una battuta e l'altra sembra che abbia detto il mio cognato, vai più avanti che ancora non siamo arrivati. Perché lui girandosi ha visto una cosa completamente diversa. Prima a mettere piede qui dentro è stato Stefano Bonilli, Gandolo Rosso. Il 10 agosto, il giorno dopo, scrisse sul manifesto teoria e prassi del cibo alla Bico. E qual era il difetto che... Il difetto che lui evidenziava sul giornale, che era troppo caro, perché effettivamente... Perché quanto costava l'osteria di tuo papà prima e dopo la tua cucina? 10 luglio i conti non superavano 7.000 lire, 6-7.000 lire. Un mese dopo stava intorno ai 70, alle 75.000 lire. Decuplicato? Sì. Antonello mi porta nelle sue campagne e mi racconta che possiede molti ettari di terreno.
La sua casa però non è una villa con piscina, ma un semplice rifugio. Non ci sono giardini all'italiana, ma galline, capre, maiali e fango. Molto, molto fango. Ma tu quanto tempo passi qua, in questo posto? Purtroppo poco ancora poco, però quando posso, rientrando la sera da Roma, dall'Open, vengo qui per godermi almeno un paio di ore, 2-3 ore la mattina tra le 7 e le 10, poi alle 10 torno in macchina per raggiungere l'Open. Il lunedì e la domenica sono qui tutto il giorno. Vabbè, poco, mica così poco. Qui poi abbiamo i due pony, sempre una maschietta e una femminuccia, sono tutte coppie. C'è l'altra mucca che in attesa, fra 4 mesi ci farà un altro vitellino, e poi ci sono loro, i somarelli, sempre maschietto e femminuccia. C'è anche un buon olezzo. E qui ci sono galline, piccioni, ci sono i conigli. Ma e questi conigli che fai poi? Te li mangi? Noi qui cerchiamo di allevare tutto nel benessere, anche loro stanno nel benessere e fanno così una vita un po' diversa, però è chiaro che poi alla fine vanno a finire in padella nelle ricette. Coniglio porchettato. La porchetta da riccia, sai che c'è sempre la testa del maiale? Quello sì, dopo si ricorda. Oh. Ma guarda che faccia, guarda! Oh, che schifo! La pipì. Ma a che età si mangiano i maialini? Un mese. C'è un mese e mezzo, 40 giorni, dice si dà latte perché ha mangiato solo il latte della mamma e quindi non ha ancora brocato né l'erba né niente, quindi per il maiale da latte. E quindi è quello più pregiato? Io sono più per le carni un po' più avanzate. 60 kg è perfetto, diventa un suinetto con il suo grasso giusto, con la carne saporita, tenera. E li mangiate tutti al Colonna da voi? E questi vanno tutti a finire all'Open Colonna. Un'altra porta rossa, un'altra sorpresa. Wow, bellissimo, sono stata a New York qua. Sì, come a New York c'è una parte del mio cuore, quindi ho vissuto in quelle zone, nel Massachusetts, Connecticut, e quindi un po' che mi ricorda. Là? Beh, io nell'87 sono stato tra una cosa e l'altra, ho fatto il pendolare per un anno, andavo avanti e indietro, perché ho iniziato a frequentare gli Stati Uniti dopo aver conosciuto l'associazione della mia National Italia American Foundation. Facevamo una cena bellissima alla Bingo nell'86 e loro mi chiesero se potevo ripetere. Quindi qual è il tuo rapporto con New York? È straordinario, questa volta quando sono un po' nervoso, è la mia prima vera città e la seconda è Roma. La Bigo New York. Poi un ristorante a New York, ristorante poi a New York ci vuole. Quanti metri quadri sono? Questi sono 48 metri quadri. E tu vivi qua? E io vivo qua. 48 metri quadri. 48 metri quadri è il mio rifugio. C'è questo ristorante Open Colonna che è quasi agorafobico, poi invece sì. Tu stai 48 metri quadri. E se tu lo analizzi non manca nulla, se tu ci fai caso. Ehi, ma non manca davvero nulla. Angolo cottura, tac, angolo notte, tac, angolo salotto, tac. Scusa, tu cucini con questa vista qua? Questa vista, qui posso gli animali. Ah. Ma è anche un po' una garçonniere questa, vieni anche qua. No, garçonniere no. Non ci credo, mio caro. Questo mini loft ha tutta l'aria di una garçonniere. Antonello mi racconta di come lui si sia specializzato nei grandi catering. Tra i tanti ha curato quello di Ferrovie dello Stato e il menù della classe magnifica all'Italia. La nostra chiacchiera è interrotta dall'arrivo di Gisela. Gisela! L'amica e consigliera, quasi guru, di Antonello Colonna. Gisela!
E Gisela è la mia strega, la mia stregona. È quella che scioglie i dubbi, scioglie tutto quello che io così mi mette ansia, mi mette paura. In che modo ha aiutato Antonello? L'ho osservato e ho detto questo è uno, o si ama o si odia. Questo... Come la Roma. Come si ama o si odia. E allora ho detto, vabbè, fammi andare in risonanza con lui. Vado sui vari centri, testo e so dove è il disturbo. E pian piano, visto che è uno un po' scettico, gli ho detto delle cose, ho detto, guarda, vediamo un po' come stai. Gli ho detto delle cose e lui è uno che ragiona sopra le cose, non è uno che scatta subito. Che impressione ti faccio io, così? Tanto sei stanca di dare parole te. Poi in quale campo te lo posso dire, magari non davanti a loro. Dimmelo. È maleducato, però dimmelo all'orecchio. Noi ci possiamo spostare. In realtà avrei voluto dire no, ma mi sembrava poco carino. Antonello consulta Gisla per ogni decisione importante. Wow, che meraviglia, grandone! Questa è la cosa che amo di più della campagna. Quando vai, se il merendone non lo fai? Buono, buonissimo. Fatto con le tue pecore questo. Rigorosamente, non abbiamo tantissimo latte per fare i formaggi. Quindi questo rimane a casa? Queste micro eccellenze rimangono a casa per gli amici, per noi, per la famiglia. E allora io direi di andare a conoscere la pecora che c'è questo formaggio. Sì, conoscere la pecora, oggi anche ci darà un po' di latte e poi facciamo il formaggio. La simpatica gita per vedere la mungitura rischia di finire in tragedia. Io non ci ho senso dell'equilibrio. Il fango? E a livelli di un campo da cross dopo tre giorni di pioggia. Ma perché sei salito tu? Fermo lì, che mi sbilanci tutta. Le capre si agitano come se non ci fosse domani. Gisla cerca di difenderci allontanandole con una specie di tappo che lei chiama amplificatore. Vedi come stanno buone quando io gli parlo alla loro lingua. Ecco, tu mettiti così, io vado chiudo con la questo. Tu vado con quello. Buoni. Niente. Hai visto come stanno buone questi con i Cleanergy? Sì, ma lo dai che tuo mio marito questo? Lo faccio così. Gisla, broccalo. Adesso, ma che cavolo? La campagna mi distrugge. Basta. I want to break free. L'appetito vien mangiando e Antonello mi porta nel suo ristorante di fiducia. Dalla sua mamma. Ci ha sentito? Oh, signora Rina. Buonasera. Come va? Tutto bene? Come stai, bello di mamma? I'm falling in love. A casa della mamma di Antonello ci aspettano tutti amici di lunga data. Il cantante dei Banco, il cognato, il commercialista di Antonello. Il mio abbondante è il mio commercialista, quindi... Tenere solo amico. Figura, stiamo preparando, quindi andiamo un attimo in cucina, così ci fa vedere cosa sta. Intanto voi prendete posizione, vediamo, dai, dopo parliamo con calma. Mamma di solito mi fa delle sorprese. Questi sono bastardi. Bastardoni, bastardi. Che differenza c'è tra fettuccine e bastardo, signora? Fettuccine sono tutto ova, questi acqua e ova. Posso assaggiare? Io già, questa cosa da pasta cruda. La pasta cruda è fantastica, anche qui c'è la memoria. Intanto mia nonna, era ai tempi di mia nonna. Non vedevo più questo. Questa qui è il mattarello. Mattarello. Antonello c'ha un pregio della precisione, scherzi. Lui in minuto di ritardo va via se c'è appuntamento con lui. L'altra cosa che fa lui è che non vuole sorprese a tavola. Se siamo quattro dobbiamo essere quattro. Il quinto sarebbe un'eccezione. Però sta dicendo che voi due che siete in più certo. Io mai mangio tutto, Quindi lei fa quello che ha fatto sempre. Continua a portare avanti la sua
attività di ostessa, mamma e casalinga. Io so 20 anni che lo sopporto. È sempre poco. Una specie di fratello che devi sopportare, sta là. Come è avvenuto il cambio di testimone al ristorante? Lui ha fatto tutto da solo, ha sfasciato tutto. Io lo conosco da quando andavo all'asilo, quindi da 3 anni. Vola stornello, vola sotto la luna, canta l'amore che me porta una spina. Beve acqua. Pesce lo colga. Ha qualcosa da nascondere. I bastardi arrivano a tavola nel clamore generale. La signora Colonna da ridire sulla mia maniera di fare le porzioni. Mai in mezzo. Mai sopra. Scusi signora, mi sono sbagliata. Dai, attenzione, avvicinate. Sotto la luce. Il pranzo è di una bontà rara. Il vino scorre a fiumi e tra risate e battute arriviamo ben presto al quarto grado dell'ubriacatura spagnola. I canti patriottici. L'Italia, l'Italia se desta. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva Antonello Colonna e viva i suoi amici! E levateci il vino! Buon Antonio! Buon Antonio! Tra poco Antonello ci svelerà i segreti della ricetta che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La cacio e pepe. Place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City. Barbra Streisand. Qua sei già presente? Questo ingresso? Questo è l'Open Store. Barbra Streisand. Sentito che tu scegli i tuoi collaboratori in ascensore, perché? Al Demeri di Venezia, a 16 anni, primo anno di scuola alberghiera, facevo l'ascensorista. Ed è un lavoro dove devi avere questa aplomb e questa psicologia, toglierti dagli imbarazzi. E quindi qui sono 27 secondi di fuoco, perché in questi 27 secondi la persona ti guarda negli occhi, non abbassa lo sguardo, non ha la torsetta psicologica, non si gira, non si tocca, non si va, non si gratta, non si va. 27 secondi. Grazie. Pronti? Sai cosa c'è? Pazzesco, perché non sembra di stare a Roma, sembra stare in qualsiasi posto del mondo, potresti stare a Shanghai piuttosto che a New York. Sì, io su questa cosa poi ho coniato un altro mio slogan, finalmente Roma. Allora, qua come sono divisi gli spazi? Allora, l'Open è diviso in due livelli, questa sì. È la sala più grande, la sala colonna, 400 metri quadri, qui durante la settimana, dal martedì al venerdì, c'è questo City Lunch, che è un menù composto da un buffet a volontà e da due menù degustazione di 3 portate più il dolce. E quanto si spende allora? Si spende 15 euro. Senti, qua vedo una porta di nostra conoscenza. Qui, la mitica Porta Rossa, da Labico, ce la siamo portata. Cioè questa era proprio quella di Labico? No, però l'ha fatto il figlio del falegname, perché è venuto qui per un pranzo e mi ha detto mi farebbe piacere rifarne una uguale e da qui si accede. Si accede e saliamo. C'è solo qualche tavolo in più rispetto all'Abbigo, però c'è questa zona che ci tenevo assolutamente a farla. Qua appunto si mangia la vera, insomma la cucina. Qui si mangia la cucina d'autore, quella che definisco cucina d'autore, che è quella che io mi porto dietro ormai da 25 anni, rinnovandola, reinterpretandola. Prezzi siamo intorno ai 100 euro. Questo rimane il mio fuori all'occhiello e non mi va di esasperare anche l'aspetto economico. Ma io so che qua, ecco, vedo infatti che c'è anche un orto. Cioè qui, siamo nel pieno centro di Roma e tu sul terrazzo hai un orto. Qui c'è un orto didattico, una passeggiata di 20 metri. E poi un orto romano che segue la stagionalità della città.
Ho visto una cosetta buona buona. Cosa qua, sono questi? Un mandarino cinese, che io ne vado matto, come vedi. Ma si mangia tutto? Si mangia tutto, tutto. Sono puliti, non ci sono concimi chimici, è tutto molto biodinamico. Buono, nocciolo, frutto o mangio? Lo puoi anche sfogare. Qui c'è il fumoir, quindi appassionati di sigari, sì, trovano in questo spazio un luogo adatto sia per fumare, in serenità bevendo e assaggiando, abbinando le varie cose da fumo, ma soprattutto un loro lockers. Qui ogni cliente può affittare un cassetto dove i preziosi sigari vengono custoditi al tasso di umidità e alla temperatura ideale. Antonello mi insegna che la buona conservazione del sigaro si riconosce ascoltando il suono delle foglie di tabacco. Se non sento nulla, è perfetto. Quanto costa un sigaro? Un sigaro può arrivare anche a 1000 euro l'uno. Qui, questi che stai vedendo, parliamo di sigari di 250 euro l'uno. Adesso 250 euro ti fai fuori così? È inquietante. Non lo diciamo. È l'unica passione che ho. Vuoi provare? Io non so fumare neanche la sigaretta. Prova. Sì. Mi hanno mandato giù il fumo? Boh. Devi scusare. Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón. Repica la zumbón. Antonello, tra i tuoi piatti più famosi c'è la cacio e pepe. A questo punto tu però potresti darci la ricetta, il segreto della tua ricetta. Ma sai, la ricetta diciamo vive in tre fasi. Sì. Quella del futuro, poi c'è quella che faceva mio nonno, poi c'è quella che interpreto io, quella che mi sono inventato io, quella che ho creato io, ma ci tengo a dire anche che è stato un gioco. Allora, cominciamo dalla cacio e pepe del futuro, Antonello. Questa è una farina di riso, eh? Che adesso Marco sta impastando con dell'acqua. Otterrà delle palline molto gommose. Questo è pecorino e pepe. Infiliamo lo gnocco. Ecco, ne faccio uno, aspetta. Allora, questo qui. Quello lì addirittura? Prendiamo. Apri. Lo apro. Sì, lo apri. Ci metto questo. Sì. Lo giri. Lo giri. Con le manine. Lo tengo con le manine. Tempo di cottura? Vanno giù quando arrivano in superficie. Dicesi a galla. Vai, vai, ce lo metterò in casa perché poi ci sta bene. Ti posso fare assaggiare un piatto che ha fatto un famoso chef? È una cacio e pepe del futuro. Sono gnocchi. Com'è? Cacio e pepe cinese. Cacio e pepe. Beh, sa di formaggio, però non è male. Ma che? Ma che roba? Sembra gomma. Ecco qua, pronti per la cacio e pepe di nonno. Come si chiamava tuo nonno, ricordiamo? Mio nonno si chiamava, indovina un po'. Antonello? Ecco qua. Io sarei pronto. Vai, ecco, vediamo la cacio e pepe di nonno Antonio. A questo punto si scola bene. Bella si deve secca. Scolare, bella secca, bella asciutta. Si mette qui. Poi il pecorino. Ecco, senza olio, senza burro, niente, senza nulla, niente, pecorino. E poi
come se piovesse, così, nera così. Proprio, nera. Nera, nera, nera. Poi il commensale faceva tra, 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 e poi si mangiava col cucchiaio. Ah, proprio così, alla burina? E certo. Ale. Ma ragazzi, siamo qua. E lei? Era lei? Era lei. L'hai ritrovata? Era lei. Ma tu la continui a mangiare? La così? Continuo a mangiare perché mi ricorda l'infanzia. Allora dai, adesso veniamo al sodo. La caccia e pepe e colonna. La caccia però pepe. Cosa dobbiamo fare? Io ti riprendo con una telecamerina che... Ah. Ta-da! Eccola qua. Cacio e pepe di Antonello Colonna, tutti la possono fare. Tutti. Gli ingredienti sono pecorino romano stagionato, pepe a grani con la macina pepe e bucatini. Poi abbiamo una pentola che bolle e una pentola completamente vuota. Prima cosa, si spezzano i bucatini in tre parti. Essendo una pasta glutinosa, sprigiona l'amido che già si vede in superficie. Sì. Io comincio a togliere l'acqua, la metto dall'altra pentola, la tolgo praticamente tutta, andando contro ogni principio della fisica, che per ogni etto di pasta ci vorrebbe un litro di acqua. E invece noi dimostreremo che non è così. Adesso, man mano che l'acqua si distringe, io, come se questo fosse del brodo, aggiungo altra acqua. Le quantità degli ingredienti, quanto pecorino, quanto pepe? Ma guarda, qui seguiamo il QB. Quanto QB. Basta? Adesso iniziamo col pecorino. Non deve filare, ovviamente, no? Il formaggio. Quindi va tolto dal fuoco? Sì, come risotto. Voilà, io direi che siamo a posto. Sto venendo verso di te. Pronti, ti faccio spazio. Piatto con un po' di pecorino. Vabbè, io assaggio, ragazzi, pazienza. Sì. Però è delicatissimo. Perché hai fatto tanti piattini della tutta mia? Com'è? Insomma, alla fine tu preferisci questa o la cacio e pepe di nonno? Forse, forse. La mia non mi ricordo niente. La prima, tavolo 6, ciccio c'hai uno spaghetto a pomodoro, un aglio trick e track, la carminella, un crostaggio, un maialino, allora un po' di patate, senti posti, tavolo 2, due potrà, vai, cari Martina, vieni Luca. Tavolo 7, negativo di carbonara. Dentro c'è questa salsa con l'uovo, quindi dentro questi tortelli chiusi a stella fatti in casa, fuori del guanciale leggermente affumicato, utilizziamo un guanciale friulano, e del parmigiano reggiano, stagionato circa 4 ore. Un colpo d'agnello, due pocherà, quindi ti aspetta un po'. E poi mi dici posso marciare con il risotto, eh? Ehi!
farinelle. Hai visto le giornate da oggi? La grande pure stasera, eh? E come andate? Sì, pure oggi, diciamo, ma così presto? Modo, lo radio troppo, sì. È qui. Da Forestra a un fornaio a Campo del Vero. Dove andate adesso? A ballare? No, io a casa. Vabbè, ragazzi, spegniamo le luci e andiamo via. Molto spesso lo chef Colon si serve al mercato dei coltivatori diretti, proprio al centro di Roma. Qui è accolto da tutti come una persona di casa. Buongiorno! Eccomi, vedi che non mi abbandono mai! Origano Prostratum. E questo a me c'è la menta. Buona ai padri. A me il pallo romano col pecorino, eh? Ti piace? Buona la trippa. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babò che mangia tutto intero. Ti fa la puntura. Senti, ma lunghi quel broccolo romanesco? Spocciolo. No, quello lì. Ma cosa è più bello? A questo mi sembra il Duomo di Milano, guarda che qui è bello che c'è. Questo è il vero mercato rionale. Questi sono tutti i contadini, tutti piccoli produttori. Qua, della zona del Lazio. Dalla campagna romana, sì. Campagna romana. Ecco, qui compro il pecorino. Ah, quindi il tuo famoso cacio e pepe è fatto con questo formaggio. Il mio cacio e pepe viene realizzato con il pecorino dei nostri amici qui. Quanto ne consuma di pecorino stagionato, Antonello? Beh, lui ne consuma tanto, però lo vediamo sempre in forma, è buon segno. Ci vogliamo fare una merenda? Quasi quasi, da vedere se ci prepari qualche assaggino. Il buon formaggio va annaffiato con della buona birra. Stile inglese, luppolata, profumata, passè tutto fatto ed ambrata. Primo bicchiere me lo scolo direttamente al banco. Ci hanno fatto un omaggino, eh? Allora, qui c'è la ricotta. Qui c'è la ricotta. Dov'è? 11:30, andiamo bene. Poi ci rilassiamo come nelle tipiche fraschette romane. E facciamo anche delle nuove conoscenze. Signora, salve. Mi disturba qua al mercato? No, ci mancherebbe altro. No. Ne fa compagnia? A me mi fa piacere, almeno vedo un po' di compagnia. Se sta bene, eh? Perfetti. Che prepara per pranzo? Pasta al pomodoro. È a dieta, signora? Per me sola. Tra poco una nuova ricetta dello chef, il sugo di pomodoro bianco. Passa a sorpresa un grande romanista amico di Colonna, Antonello Venditti. Ma che oggi gioca la Roma? Meglio non nominarla, per scaramanzia. Cosa va comune? La passione per? A noi due. Innanzitutto ci accomuna una terra. Una terra che non è solo questa, Roma. Lui è l'Abico, il suo luogo di nascita. Il mio, per questioni materne, anzi di nonna, non proprio materne, è Olevano Romano. Quindi tutti e due abbiamo fatto la Prenestina. Nel 1974 lui già era Antonello Venditti e io tu eri Antonello e basta. Stavo muovendo i primi passi, cioè i primi passi. Allora così una volta gliel'ho ricordato questo aneddoto. Lui stava a pranzo a Villa Fiorio con una casa discografica e io volevo l'autografo. Questa e lui dice non ti preoccupare poi te lo faccio, e io devo continuare a dire l'autografo, aspetta poi lo faccio però. I camerieri gli hanno portato il conto, lui ha preso un assegno, all'epoca 80.000 lire, che non erano proprio pochi, io guadagnavo 80.000 lire al mese. Beh. Allora ha detto, dice, allora in idea al giovanotto, lì al ragazzo, che se vuole l'autografo non cambia l'assegno. Io mi sono preso l'assegno.
qui tu ce l'hai ancora. Non l'ha cambiato. Non l'ho cambiato. Giuro, non l'ho cambiato. Vedere, dai, non l'ho cambiato. Giuro, non l'ho cambiato. No, è carino. A 15 siamo conosciuti allora, sempre. Siamo conosciuti allora, poi ci siamo persi. Beh. Poi l'ho ritrovato sul Cacio e Pepe io, sì. Cioè, in realtà. Praticamente lui è diventato famosissimo, l'ha portato ovunque. E effettivamente una volta me l'ha fatto lì proprio all'Abico, mm-hmm. col fornellino e milioni di pepe. E ci siamo confrontati sul. Ma ti piace il suo Cacio e Pepe? O preferisci quello di nonna? Il Cacio e Pepe è il suo, non ce ne sono. Non c'è altri. Ne riparo. Poi c'è il mio, quello di mia nonna. Esatto. Sono due Cacio e Pepe. Di dove sei, Marco? Colleferro. No, ma lui non li prende fuori dal circondario, capito? Però qualche milanese arrivano con la valigetta del Vittorio, dove vai? No, arrivano già tutti armanizzati. Arriva. Ma perché non vi chiedete come può essere un pomodoro e basilico bianco? Fa il succo di pomodoro bianco, lavorone, noi sfrantumiamo del pachino, buono, lo sfrantumiamo, lo facciamo cuocere un po', poi col mesto lo prendiamo tutto, tovagliolo di stoppa, tutta questa polpa. Ah, giusto, giusto, giusto. Così rimane bianco, non viene, non passa rosso. E lui scende. Occhi bendati, tu lo assaggi e dici chi ha memoria. Che cos'è? Beh, che cos'è? Sono spaghetti con pomodoro e basilico. Ok, levati la benda, ti togli la benda e vedi. Bianco. E vedi, sì, vedi burro e parmigiano. Non mi tentate, no. Non lo voglio manco. Sono 10 grammi. No, 10 guarda, grammi e 10 grammi se fanno i chili. No. Il sugo di pomodoro bianco di Antonello Colonna. Frantumate dei pomodori pachino e fateli cuocere un po' con il basilico. Prendete la polpa con il mestolo e filtratela attraverso un tovagliolo di stoffa. Saltate gli spaghetti in padella con il sugo bianco ottenuto e qualche foglia di basilico. Oggi all'Open Colonna tutti i ragazzi della brigata sono concentrati nella preparazione di un matrimonio. C'è tensione quell'ora prima che parte il servizio. Per il resto si è sempre molto sereni e... Certo, bisogna fare sempre il proprio lavoro. Lui non si arrabbia, forse ha un carattere forte, da capire, ormai lo chef lo conosco da 5 anni, sto più con lui che con la ragazza mia. Un pregio dello chef che è abbastanza solare, difetto è romanista. Open Colonna, gente che va, gente che viene. Lilli Gruber e un'amica volevano cenare qui stasera, ma il ristorante è chiuso per il matrimonio. Io vi lascio qui ai miei frittini, torno in cucina e ci vediamo dopo. Mentre io parlo con l'amica Lilli, continuano i preparativi. Quindi partiamo col cannolo, friggiamo le basi, creme fraiche, zeste di limone, candite, cipolla e granella di arancia. Poi, secondo antipasto, cubi di cotoletta vaccinata, quanti ne mettete? 2. Negativo di carbonara, 5 a testa e 3 pezzetti di guanciale, maialino croccante, purea di patate affumicate e la mostarda di frutta. Il dolce sopra è il dolce nuziale. Ogni volta che c'è la portata si sale su e si mettono i vassoi qui. Dalle 21.30 fino alle 2 di notte, ragazzi, e bisogna stare attenti stasera perché si pompa fino alle 2 di notte e deve essere sempre tutto pulito, soprattutto dove ci sono i banconi di servizio, soprattutto dove ci sono le balaustre. Immaginate come una linea, no? Sì, delimitato, che qui c'è una squadra e qui c'è un'altra. Devo fare per forza così per una questione di tempistica, capito? Perché mi serve
come un rullo continuo di ragazzi che salgono su. Sì. Buon lavoro, grazie, grazie. Marco, mi raccomando. Okay. Ragazzi, buon lavoro, buona serata, forza Roma. Cerco di integrarmi come posso e non conosco nessuno. Mentre la festa continua, la brigata se ne va e Antonello si gode la sua unica trasgressione. Pepe di Antonello Colonna, tutti la possono fare. Tutti. Spezzate i bucatini in tre parti e fateli cuocere eliminando con un mestolo quasi tutta l'acqua della pentola. Aggiungete di nuovo l'acqua come fosse brodo. Quando i bucatini sono cotti al dente, togliete la pentola dal fuoco, metteteci il pecorino grattugiato e mescolate. Aggiungete il pepe e il piatto è pronto. Alla prossima puntata!